Ah, ecco, ora ti vedo. Avvertirò io Pitti, non preoccuparti. Inizio la storia, così la faccio arrivare, d'accordo? Grazie, è davvero importante, sai? Racconta pure, ti seguirò anch'io, così potrò incontrarla. Bene. C'era una volta, in un paese lontano. No, un momento, questa storia non inizia così. Ricominciamo da capo. Dunque, pianeta Terra, terzo millennio, anno non precisato. Ecco, così va molto meglio. Per facilitare le cose agli esseri umani, il cosmo divino aveva creato dei particolari occhialini con lenti arcobaleno. Dunque, vediamo la valigia. Sì, sì, questa magia l'ho messa. Ah sì, le magie per i regali. Quella per gli occhialini e... quella per rifarmi il trucco. Sempre bene presentarsi al meglio. Zitta, Pitti! Non disturbare il racconto. Parlerai dopo. Dunque, dove eravamo rimasti? Mi fai perdere la concentrazione. Che spettacolo deve essere stato l'arrivo sulla Terra di tutte queste follette, illuminate dalla scia della polvere magica. E chissà quanta se n'era sparsa per il cielo, brillando nel buio della notte. Improvvisamente si accorgeva che ogni persona brillava. Una luce avvolgeva ognuno e lo compenetrava. Erano tutte luci bellissime, dai colori più diversi, e ognuno aveva la sua, sempre assolutamente unica. Uno spettacolo assolutamente unico, poi, lo si poteva ammirare guardando attraverso le finestre, nel giardino che circondava la casa. Lì ogni animale o insetto, ogni foglia, ramo, cespuglio, fiore o albero, persino il più sottile filo d'erba brillava di una luce sempre unica e diversa. E così anche pietre e ciottoli, fino al minuscolo sassolino. Che festa! E quanta gente c'è! Bellissima davvero! Ehi, ma che succede? Nevica! Con il sole! Come nevica? Che dici, Pitti? E questa roba bianca che scende, che cos'è? No, non può essere neve, non è fredda. Ma è farina! Tutti in carrozza! Pitti chiamò i bambini ai vagoni, mentre lo sbuffo della locomotiva si confondeva con le nuvole. Vedi, in mezzo al verde sono state approntate belle tavolate con tanti posti. Ci sono tavolini apposta per i bambini e picnic sull'erba per le famiglie amanti delle scampagnate nella natura. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. E allora, buon appetito a grandi piccini! Forza, bambini, venite tutti qui! Devo dirvi qualcosa di molto importante. Sappiate che sono stati preparati degli occhialini arcobaleno anche per voi. Diversi, ma non meno belli, colorati e magici di quelli degli adulti. Eccoli che arrivano! Nella luce smagliante di una giornata bellissima, le colline verdi si stagliano sotto al sole che le accarezza. Grandi prati, tempestati di fiori variopinti, ospitano uccellini che cinguettano vivacemente. Ma mi sembra un'idea del tutto bislacca. Vabbè, non ho proposte migliori in questo periodo, per cui non mi resta che accettare. Quando devo venire? Ma subito, che diamine! Quanta fretta! Dammi almeno il tempo di preparare qualcosa da portarmi dietro. Ma guarda un po' che tipo! Provo a chiedere ad una delle galline. Salve! Come mai venite sempre cambiate di posto? Ne sapete qualcosa? Certo! L'abbiamo chiesto noi! Voi? E perché? Per collaborare nell'interesse di tutti! Certo, Romeo! Le lavande sono state davvero gentili! Così le rose hanno pensato a come sdebitarsi, giusto? Infatti, e abbiamo detto loro, care lavande, voi sapete che le nostre esigenze di terreno e sole sono simili alle vostre. Una bella farfalla dalle ali azzurre si era appoggiata sulla chitarra del giovane, saltellando da una corda all'altra, e Romeo se ne accorse presto. Lo faceva con una sequenza ben precisa, sempre la stessa. Era un vero miracolo. La musica dolce e melodiosa, cantata dagli uccellini e ballata dalle farfalle, stava prendendo vita dalla chitarra sulla quale Romeo aveva toccato le corde, seguendo le indicazioni della farfalla azzurra. Ormai era quasi tutto pronto nella nostra comunità di luce. La vita in questo luogo d'amore poteva finalmente avere inizio, e allora al via tutti i preparativi per la mega festa di inaugurazione. Erano stati preparati spettacoli di magia con Pitti, ovviamente, ma anche recite di teatro e fu suonata tanta musica per cantare e ballare insieme. Alla fine si arriverà al punto di ricoprirla completamente, trasformando l'intero pianeta nel mondo arcobaleno che in realtà è. Ma questa è un'altra storia.